Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi noi faremo un fotoritocco alla foto di Bruno Vespa e lo faremo in due fasi. Come vedete, questa foto noi l'abbiamo trovata in internet, è praticamente una foto che è 1024x768 ed è un JPEG. Che cosa significa 1024x768? Se prendiamo la calcolatrice, praticamente è un formato 4 terzi perché 1024 diviso 768 da 1,33 e 4 diviso 3 da 1,33, quindi è un formato tipo le vecchie televisioni, mentre le nuove sono 16 noni. Alla prima fase di fotoritocco riguarderà l'utilizzo di uno strumento semplicissimo che è lo strumento praticamente cerotto. Per fare lo strumento cerotto è sufficiente fare clic di control nella tastiera in un punto buono, diciamo della pelle, poi fai clic e poi fai clic nel punto in cui lo vuoi cancellare. E vedete che questo fotoritocco è abbastanza semplice. Nella parte di sinistra noi abbiamo la dimensione dello strumento, noi abbiamo scelto uno strumento sfocato, si poteva scegliere uno strumento pieno, ma in questo caso scegliamo uno strumento sfocato e per quello che riguarda la dimensione, quando la freccia è unica, il valore aumenta, come vedete, delle decine e delle centinaia. Quando la freccia è singola, è doppia, scusate, invece diminuisce delle unità, diciamo, quindi bisogna stare attenti che per ogni foto bisogna scegliere correttamente lo strumento e la sua dimensione perché non è detto che tutti gli strumenti vadano bene. Poi con control rotella io per esempio zoomo nella parte, adesso faremo velocemente control click click, quindi io prendo la parte buona della pelle, control click del tasto click, facciamo control click click, facciamo le cose più grandi. Control click click, rifacciamolo control click click e quindi io sto continuando a prendere una parte buona di pelle per togliere quella invece non buona. Control click click, control click click, control click click. Nella seconda fase noi utilizzeremo le maschere dei livelli e un filtro definito filtro di Gauss. Control click click, noi togliamo semplicemente con il cerotto, con la prima fase, le cose più macroscopiche. D'accordo? Control click click, control click click, noi togliamo le imperfezioni più macroscopiche e poi facendo uno sfocamento gaussiano noi controlleremo quale parti possono essere mantenute e quali no. Anche qui facciamo control click click, control click click. Clic, clic, togliamo queste cose un pochino più grossolane, control click, click, vediamo com'è venuto, poi vediamo control click, click, control click, 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 control click, click, poi vediamo qui, vediamo se lo riusciamo a togliere questo neo sull'orecchio, avviciniamoci, non è venuto bene, control Z per eliminare, proviamo control click, click, e non viene bene perché prende control click il blu, vediamo se ci avviciniamo, perché questo lo strumento è sfocato. Poi facciamo control click click, control click click e tentiamo di togliere più nei grandi possibile. Control click 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 e poi le altre cose noi le faremo control click click, vedete? Con il cerotto praticamente si fa control click nella parte buona e poi si elimina quella non buona, control click click, diciamo che siamo abbastanza soddisfatti, control click click. Adesso quello che faremo noi è duplicheremo il livello, questo qua lo chiamiamo livello di sfondo, abbiamo doppio cliccato il nome del livello, facciamo tasto destro, duplica livello e questo qua lo chiamiamo livello di maschera, qui aggiungeremo una maschera, quindi ho fatto doppio clic e poi ho scritto il nome. Maschera. Nel livello di maschera noi applichiamo subito un filtro di sfocatura gaussiana, gli diamo un valore 6, questa è l'anteprima. E perché creiamo un livello di maschera? Per non applicare un approccio distruttivo sul livello di sfondo, soltanto sul livello di maschera. Facciamo ok e noi adesso che abbiamo applicato questo sfondo, vediamo che se facciamo tasto destro e aggiungiamo una maschera di livello, per esempio nera, di trasparenza completa, vediamo che sembra che ci ha tolto la sfocatura, ma in realtà quello che ci sta dicendo è dimmi te dove devo applicare la sfocatura partendo dalla maschera e
e andando sotto al livello di sfondo. Allora, siccome lo sfondo è nero di trasparenza, per poter, diciamo, applicare il gaussiano bisogna utilizzare il bianco, il colore bianco. Prendiamo il pennello e facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto poco prima con il cerotto, cioè noi ci scegliamo qual è lo strumento migliore, prendiamo uno sfocato e sempre decidiamo la dimensione. E la verifichiamo, un pochino troppo grande, possiamo provare a farla più piccola, ancora più piccola. E quello che facciamo è, vedete, sfocare, dirgli, guarda, di tutto il filtro che abbiamo fatto su tutta l'immagine, tu applicamelo soltanto in questa parte qui. Perché faccio così? Perché ovviamente in questo tipo di fotoritocchi gli occhi non vanno toccati. È una di quelle parti che non si possono sfocare. Guardate come viene bene, facciamo uno zoom. Come viene migliorata, per esempio, zoomiamo indietro, come vengono migliorate le parti relative, per esempio, al contorno occhi, le borse. Forse abbiamo fatto una gaussiana un po' esagerata, ma vedete come riduciamo lo strumento e dopo faremo la verifica. Siccome quel giorno, vedete, non si era fatto bene la barba, noi andiamo indietro e gli facciamo la barba. Io sto tenendo premuto il pulsante e sto applicando la gaussiana laddove soltanto mi interessa. Questo lo capiamo perché se facciamo tasto destro nella maschera e facciamo mostrami solo la maschera, questo è il tratto che sto facendo. Quindi io sulla maschera sto facendo filtrare praticamente il filtro gaussiano soltanto dove voglio, soltanto dove sto mantenendo premuto il mouse. Vedete che io mantengo premuto qui dove c'è la barba che non se l'era fatta bene. Continuiamo a farlo tutto, anche qui sul contorno e qui sul pomo di Adamo non se l'era fatta bene. Ovviamente c'è una perdita di realismo perché filtrandolo con il gaussiano. Facciamo qua dove avevamo fatto un fotoritocco non corretto. Diciamo che può andare bene, siamo andati anche molto al di là, abbiamo esagerato. E adesso, siccome abbiamo fatto, possiamo fare tasto destro, appiattisci immagine, nel senso applicami ad una sola immagine, ed ecco che abbiamo finito il nostro fotoritocco. Se vogliamo, gli possiamo fare anche, vedete che c'ha un'imperfezione qui, noi copiamo il dente che è. Diciamo che va bene, lo copiamo a occhio così e chiudiamo con, diciamo, lo strumento di selezione lazzo. Poi che cosa facciamo? Facciamo modifica, copia, modifica, incolla e prendiamo lo strumento che muove le sezioni. Vedete, abbiamo preso il dente, l'abbiamo spostato, facciamo una simmetria con lo strumento di simmetria, la clicchiamo e fammi una simmetria. Riprendiamo la crocetta per muoverlo e tentiamo di applicarlo qui per fare una specie di fotoritocco, vediamo, non sarà proprio il massimo. Va bene così. Adesso facciamo tasto destro ancora al livello, di modo che si conclude, e riprendiamo il cerottino giusto per finire, riduciamola ancora. Giusto per finire, control click, click, control click, click per togliere questa, control click, questa imprecisione. Andiamo indietro, vediamo che gli abbiamo un pochino migliorato i denti. Adesso che cosa si fa? In questi programmi tecnici a molti livelli, se si vuole salvare il progetto si fa salva, salva con nome, oppure se si vuole avere subito l'immagine si fa esporta come. Mi raccomando, in formato PNG e ci scriviamo ritoccato. Vediamo, ritoccato. E lo salviamo sempre sulla scrivania, quindi noi siamo passati dal formato JPEG al PNG, perché il PNG ha le trasparenze, tutto. Esportiamo, gli diciamo non lo comprimiamo, noi vogliamo una qualità. L'abbiamo esportato. Adesso vediamo la differenza. Questo era Bruno Vespa senza ritocchi e questo era Bruno Vespa con ritocchi. Vediamo la differenza. Beh, la differenza è abbastanza buona. Vedete, anche se forse abbiamo un pochino esagerato tanto. Però vedete che spariscono, questa è senza ritocchi, vedete, guardate anche il dente, non è venuto proprio professionale, però un pochino questo Bruno Vespa. Adesso
l'abbiamo migliorato. Grazie a tutti per aver visto il video fino alla fine, spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.